perché è questo di cui abbiamo bisogno oggi. Grazie a te Giorgio, grazie della possibilità che mi dai tutte le volte di poter portare un piccolo sassolino a questa grande missione che stai facendo. Grazie anche a Marta che è la responsabile di questa serata, che ha un progetto Grazie meraviglioso. Guarda che progetto di educazione psicofisico-nutrizionale al benessere. E pensa, tu esci dalla TV, lei va in TV adesso. Wow, auguri, auguri. Grazie. Ma va a presentare il Auguri. suo progetto, va a presentare. Sì. Sono sicuro che sarà luce, con la luce per la luce, quindi andrà Con tutto amore bene. soprattutto. Grazie. Assolutamente, Grazie Walter del assolutamente. tuo prezioso tempo di Grazie essere stato con noi. della testimonianza. Grazie a voi, Grazie. grazie ancora per la disponibilità e grazie per tutti quanti, per tutto quello che state facendo. Grazie ragazzi, Buona vita. grazie. Grazie Walter. Grazie, a presto. Ciao. A presto. Ciao, ciao, ciao. 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 Bene, e nel solco della luce, adesso diamo luce alla biologa nutrizionista, dottoressa Marta Ciani, che ha applicato da sempre nel suo percorso di studi e poi di aiuto ai pazienti il mantra, diciamo, della biologia integrata, quindi un accompagnamento non soltanto per rafforzare il corpo, si sa che lei è specializzata nelle intolleranze alimentari, test genetici, ma diciamo dà anche una forte mano per quanto riguarda gli aspetti, diciamo, psicologici. Infatti ha anche seguito un corso della scuola Gestalt di Torino, quindi si è formata anche per dare un approccio, diciamo, olistico, integrato, completo al paziente che bussa alla sua porta. Già in qualche modo la sua filosofia Zen la caratterizza anche in vari progetti e in varie testimonianze che ha reso e sta rendendo nelle televisioni, nei giornali locali e soprattutto grazie alle sue partecipazioni gratuite nelle scuole, nei supermercati, quando si poteva, prima di questo virus, no? Accompagnare i clienti nella scelta dei prodotti alimentari, il food tour, oppure le iniziative in piazza per la raccolta di firme contro il cibo spazzatura, contro il junk food che ci infiamma e ci ammala, tutte iniziative gratuite e la gratuità in qualche modo rappresenta anche il cuore, di questo progetto che adesso è già attualità e di cui i giornali locali e non solo, mi sembra che la prossima settimana sarà proprio oggetto della trasmissione Geo, martedì, poi magari darà Marta le indicazioni. Questo progetto che è nato a causa del virus, ma che vuole essere una risposta positiva all'emergenza e che mette assieme più professionisti, nutrizionisti, psicologi, personal trainer con programmi mirati e personalizzati, no? Che vanno dalla spesa, come farla in base al numero delle persone che vivono in famiglia, monocellulare, pluricellulare, fino alle consulenze in caso proprio di manifestazioni di intolleranze, piuttosto che anomalie genetiche. Ecco, quindi Marta, se vuoi illustrare come è nato questo progetto e in che cosa consiste, Consiste. quindi i passi principali. A te la parola, grazie. Grazie a tutti. Vi racconto un po' come mi è nata questa idea del benessere a casa tua. È nato nella contingenza del problema del coronavirus, perché io mi sono chiesta, adesso non lavoro, come posso venire incontro alle persone, come posso aiutarle. È proprio nato dal cuore e dal voler aiutare le persone in questo momento particolare. Ma questo non Marta, vuol dire. scusa, ti interrompo perché Susanna ha scritto si sente poco, potete aumentare il volume. Sì? Ma io la sento molto bene, Anch'io, io ti eh? Molto sento bene. forte, eh? Sento benissimo. Quindi in pratica cosa posso fare io per dare una mano alle persone che in questo momento si trovano in questa situazione veramente difficile? E, quindi il progetto
nasce dalla volontà non solo mia, ma di un gruppo di professionisti e anche di enti, perché parliamo anche di comuni, che insieme hanno deciso di porre al servizio della comunità e in modo del tutto gratuito, perché questo progetto non ha nessun fine di lucro, le proprie competenze per una collaborazione che sia costruttiva e anche dal forte valore sociale. Il progetto è rivolto a tutti i cittadini attraverso le amministrazioni locali e in particolare a chi si sente disorientato in questo periodo di emergenza da Covid-19 e necessita anche di una guida per mantenersi in forma, quindi la parte dello sport, seguire una dieta sana, la parte della nutrizione, e rimanere in equilibrio, quindi la parte emotiva, psicologica. Il supporto nutrizionale, in pratica, è la parte di cui mi sono occupata in prima persona. Ho cercato... Si sente? Sì, sì. Ok. Ho cercato di costruire un piano nutrizionale settimanale equilibrato e adatto ad una persona in salute. Da questo poi si sono calcolati i nutrienti e le grammature per fare una spesa settimanale, differenziando poi anche le varie tipologie di famiglie che avrebbero potuto usufruire di questo progetto. Ma voi non vedete le mie slide, come faccio per mandarle avanti? Ah no, ma vai avanti come con il computer, no? Quindi il supporto nutrizionale in pratica ho creato questi pacchetti spesa. No, non vai avanti ora, sei sempre alla prima. Ecco. Vai. No. Ok. Avevo sbagliato il click. Quindi ho pensato alle varie tipologie di famiglie che avrebbero potuto usufruire del progetto. Quindi una persona che abita da sola, due adulti più due bambini, le vedete qui, e ho creato i piani nutrizionali per tutte queste persone. Il supporto nutrizionale, quindi l'obiettivo è quello di educare le famiglie a mangiare in modo sano, senza cadere nelle tentazioni degli zuccheri, soprattutto nella situazione di emergenza che si era creata, e anche per il fatto che eravamo un po' limitati anche nel movimento. In pratica la situazione di emergenza appunto ci ha portati, abbiamo visto anche sui social, a fare per esempio il pane, la pasta, la pizza, c'è stato proprio un ritorno a farsi il pane da soli. Cosa che prima, appunto, come diceva anche Walter, non avevamo tempo, adesso il tempo ce l'abbiamo e ci siamo dedicati a queste cose. Il problema è che quando mettiamo queste farine, mettiamo tanti zuccheri e tanti carboidrati nella nostra alimentazione, il peso poi ne risente, tant'è che tanti pazienti e tanti di noi hanno aumentato il loro peso in questo periodo di emergenza e di quarantena. E le famiglie hanno potuto accedere al servizio facendo quindi una spesa calibrata e sana, come da mia indicazione, e supportandomi e interfacciandomi con i comuni, le spese sono state anche consegnate al domicilio e in questo modo abbiamo evitato di far andare le persone al supermercato per contagiarsi e quindi diffondere il virus. Quindi in questo particolare, questa è una spesa che è stata portata a casa delle famiglie. Come vedete ci siamo attivati su frutta, verdura, carne e pesce e abbiamo evitato un po' gli zuccheri. Ho fatto dei piani nutrizionali molto poveri di carboidrati e per questa cosa ci siamo interfacciati con i produttori locali, quindi anche uno sfruttamento delle risorse del territorio. Non abbiamo, c'erano proprio la frutta
locale, la verdura locale e anche i macellai. Io parlavo ogni giorno con i macellai, con i produttori di pesce, per capire quale tipo di spesa portare a casa delle persone. Per quanto riguarda il supporto psicologico, è stato dato un aiuto alle singole persone, quelle che proprio ne hanno fatto richiesta perché ritenevano di averne bisogno. In realtà tutti noi ne abbiamo avuto bisogno, dal primo all'ultimo, perché ci siamo sentiti destabilizzati da questo cambiamento repentino nelle nostre abitudini quotidiane. Comunque la psicoterapeuta e la psicopedagogista, che sono partner del mio progetto, si sono rese disponibili a colloqui online gratuiti proprio per poter aiutare in modo tempestivo le persone che hanno ritenuto di averne bisogno. E qui vediamo invece la parte fisica, il supporto motorio. Qui vedete Gianluca Ronchi e Rosy Diffi, che sono qui tra noi stasera. Loro hanno dato veramente un supporto molto attivo. Ci siamo attivati il martedì e il giovedì sera a un orario dal 7 alle 8 e tutti coloro che ne avevano bisogno hanno potuto fare la ginnastica funzionale proposta da Gianluca. E anche lui, mettendosi proprio in piattaforma, ha potuto anche correggere chi faceva dei movimenti sbagliati. Quindi è proprio un come andare in palestra, tanto più che è stato proprio un bel momento anche per noi, perché mi sono messa anch'io in gioco ed è stato un momento anche per condividere questo momento di movimento insieme. Quindi mangio sano e mi muovo nel modo corretto. Poi abbiamo modulato l'attività fisica anche per i bambini, quindi qui abbiamo per esempio simulato il movimento degli animali, cioè abbiamo proposto come gioco in modo proprio da recuperare anche la socialità. L'attività fisica per gli adulti era proprio una ginnastica funzionale e poi abbiamo pensato anche agli anziani, e quindi è una ginnastica dolce con movimenti non troppo violenti, non troppo forti, ma comunque una ginnastica che mantenesse in movimento tutti i muscoli e le articolazioni. Per quanto riguarda poi il supporto ricreativo, il progetto ha previsto una serie di iniziative atte a sviluppare le attività ricreative, di intrattenimento, di apprendimento, adeguate alle varie fasce di età. Quindi abbiamo pensato ai bambini, abbiamo pensato agli adolescenti, abbiamo pensato agli adulti e abbiamo pensato agli anziani. Per quanto riguarda i bambini, per quanto riguarda il supporto nutrizionale, l'apporto ricreativo, ho pensato a come giocare con il cibo, quindi riempire il piatto di colori, con la frutta, con la verdura. Per quanto riguarda gli adolescenti, abbiamo fatto anche un lavoro di supporto emotivo. Abbiamo pensato come potersi baciare, toccare e abbracciare senza baciarsi, abbracciarsi e toccarsi. Quindi con il supporto visivo, il contatto visivo. Per i nonni abbiamo pensato che un esperto informatico ha potuto fornire l'aiuto a sentirsi meno soli, ad esempio insegnando loro come fare una videochiamata multipla e sentirsi un po' più vicini ai loro figli, ai loro nipoti, magari sparsi per il mondo. Oppure come fare un bonifico online, o ancora meglio ordinare la spesa, fare la spesa online per chi non ha usufruito della spesa portata direttamente a casa. Poi l'ultima parte del progetto, ma non la meno importante, è quella che riguarda la scuola. Le attività per i più piccoli vengono svolte direttamente con la collaborazione del corpo docente delle scuole, del territorio, ma abbiamo pensato alla parte ludico-recreativa, cioè quello che manca
ai bambini in questo momento. Hanno sì il supporto degli insegnanti con le lezioni online, ma gli manca la ricreazione. E quindi abbiamo pensato proprio a dei giochi da poter fare con loro e inserire delle pillole di video lezioni a fine lezione scolastica. Io per esempio ho fatto dei piccoli video in cui insegno loro come fare la merenda, farsi la merenda da soli. Poi c'è nel progetto ha aderito un'altra persona nota che è la nostra Maria Giovanna Elmi, che si è dedicata a leggere delle favole legate al cibo ai bambini delle scuole, e le favole, c'è un libro di favole che ha scritto una dottoressa che lavora qui in Friuli, la dottoressa Antonella Bonzuan, favole a merenda e il libro, e c'è sempre una morale, quindi un qualcosa che lega il cibo e che dà un supporto emotivo, un supporto nutrizionale ai bambini. E quindi questa lettura di favole è stata anche una parte del progetto importante. Poi l'altra cosa a cui abbiamo pensato è di preparare delle ricette legate al nostro territorio. Beh, qui abbiamo diverse ricette friulane. Abbiamo pensato anche al frico, che è una composizione di patate e formaggio. Qui ci sono dei carboidrati, però insomma una tantum si può anche fare, si può anche trasgredire e dedicarsi alle ricette tipiche. E poi l'altra cosa importante, abbiamo cercato, e quindi ho chiesto alle persone anziane di raccontare in queste piccole pillole come si nutrivano ai loro tempi, quando erano bambini, quali erano le abitudini alimentari, e quindi poi c'è stato anche questo collegamento bambini-nonni, dato che non possono tanto abbracciarsi, non potevano tanto abbracciarsi nella prima fase, almeno il contatto tra nonni e bambini. E poi per i ragazzi più grandi, ve l'ho già accennato prima, abbiamo pensato a come poter esprimere le emozioni attraverso gli occhi, attraverso il contatto visivo. E per ultima cosa, e qui chiudo, vi leggo questa frase che mi è piaciuta molto e un po', secondo me, riassume le fasi del mio progetto, che come vedete è molto articolato, è molto anche difficile da spiegare, ma spero di essere stata abbastanza esauriente. Nonna, come si affronta il dolore? Con le mani, tesoro. Se lo fai con la mente, il dolore invece di ammorbidirsi si indurisce ancora di più. Con le mani, nonna. Sì, le nostre mani sono le antenne della nostra anima. Se le fai muovere cucendo, cucinando, dipingendo, suonando o sprofondandole nella terra, invii segnali di cura alla parte più profonda di te e la tua anima si rasserena perché le stai dando attenzione. Così non ha più bisogno di inviarti dolore per farsi notare. Davvero le mani sono così importanti? Sì, bambina mia. Pensa ai neonati, loro iniziano a conoscere il mondo grazie al tocco delle loro manine. Se guardi le mani dei vecchi, ti parlano della loro vita più di qualsiasi altra parte del corpo. Tutto ciò che è fatto a mano si dice che è fatto con il cuore, perché è davvero così. Le mani e il cuore sono connessi. I massaggiatori lo sanno bene. Quando toccano il corpo di un'altra persona con le loro mani, creano una connessione profonda. È proprio da questa connessione che arriva la guarigione. Pensa agli innamorati, quando le loro mani si sfiorano,
fanno l'amore nel modo più sublime. Le mie mani, nonna, da quanto tempo non le uso così? Muovile, tesoro mio. Inizia a creare con loro e tutto dentro di te si muoverà. Il dolore non passerà, ma si trasformerà nel più bel capolavoro e non farà più male, perché sarai riuscita a ricamarne l'essenza. Queste parole sono di Elena Bernabé e spero che proprio convogliano tutto quello che ho pensato e tutto quello che mi è venuto dal cuore in questo progetto. Complimenti Marta, veramente. E tu con le mani hai creato questo progetto. Mani, mente e cuore, sei riuscita a dare vita a questo progetto olistico, un progetto integrato che quindi rispecchia la tua idea, che è quell'idea anche di molti tuoi colleghi della biologia integrata, e tu hai applicato questa modalità anche in questo progetto che tiene conto di ogni singola parte della nostra vita, insomma, la parte psicologica, la parte chiaramente nutrizionale, motoria, ricreativa, di supporto in ogni sfera di ognuno di noi. Quindi credo che ti faccia onore, anzi sono sicura, e volevo chiederti un po' quanti comuni più o meno coinvolge questo progetto e se già ci sono magari altri comuni interessati a far propria questa sperimentazione e più o meno quante persone, diciamo, sono coinvolte, i primi feedback che stai avendo dalle famiglie interessate. E ti ringrazio di questa domanda, perché il mio obiettivo è quello che questo progetto nasca qui in Friuli, ma che si possa veramente divulgare in tutta Italia. Il comune che ha iniziato con me la collaborazione è stato il comune pilota, è stato Porpetto, quindi qui vicino. E Porpetto è collegato in rete con altri 13 comuni, quindi ci sono, adesso vado a memoria, Aquileia, Grado, La Tisana, quindi ce n'è veramente tanti. Poi, essendo io a Tavagnacco con questo mio studio ed essendo in comunicazione con la dirigente scolastica, la Laura Bertoli, sono entrata subito nella scuola qui, dato che avevo già un progetto iniziato, e l'Istituto Comprensivo di Tavagnacco comprende circa 1500 bambini, e quindi le famiglie coinvolte iniziano a essere parecchie. Poi questo progetto verrà proprio veicolato in tutti gli altri comuni. C'è il comune di Tricesimo che ci ha dato il patrocinio, e quindi entreremo anche lì. L'Ordine Nazionale dei Biologi ci ha dato il suo patrocinio, e anche l'Ordine Nazionale degli Psicologi. E poi l'Axian, che è la mia associazione di biologi nutrizionisti, siamo in tutta Italia, e quindi quello che ho detto ai miei colleghi è: cercate di proporlo ai vostri comuni. Se funziona qui, non può non funzionare altrove. Se fate le cose con il cuore, trovate la disponibilità anche nei colleghi per appunto veicolarlo e per farlo diventare veramente un progetto grande. È nata un'idea, ma sta diventando, come diceva prima Giorgio, andremo in televisione. Martedì sarò dalle 17 alle 18 in diretta su Rai 3 con il programma Geo a parlare proprio di questa grande opportunità, che è un'opportunità anche di crescita per noi biologi. Quindi non c'è, ripeto, nessun fine di lucro, è un progetto grande fatto con il cuore per fare rete tra noi professionisti e aiutare le persone, perché questo è il mio obiettivo, quello di aiutare. Quindi diciamo adesso è da un mese circa più o meno che è stato reso concreto. Anche un paio di mesi, perché proprio dall'inizio del lockdown siamo subito partiti operativi con un 10 famiglie test per quanto riguarda la spesa portata a casa,
Poi il progetto ha funzionato, le famiglie sono state contente. Infatti, volevo chiedere il feedback delle famiglie, sì. Diciamo, vi conforta. Poi, diciamo che la finalità è sempre quella di educare alla sana nutrizione, tu lo sai, insieme abbiamo collaborato anche nella scrittura del nostro libro e abbiamo anche omaggiato le famiglie che hanno fatto il test con la esatto. Prima... Sì, infatti mi avevi comunicato, quindi nutriamoci con cuore e cervello, è stato regalato alle famiglie coinvolte nel progetto, così hanno anche un manuale divulgativo ecco, con cui familiarizzare e in cui, sebbene fosse stato scritto prima del virus, adesso forse faremo una riedizione aggiornata inserendo proprio dentro anche questo progetto e raccontando anche diciamo le risultanze concrete, ecco un libro che comunque è utile per avere delle idee sulla piramide alimentare, insomma gli abbinamenti alimentari, le combinazioni alimentari, proprio le indicazioni di base che però non tutti hanno, ecco, quindi complimenti, bellissimo. Quindi è una dimostrazione concreta un po' della frase che mi piace molto citare di Galileo, trasforma i problemi in opportunità. Quindi anche un enorme problema come questo che tutti stiamo vivendo, ognuno nel proprio campo lo può rendere un'opportunità. Ognuno di voi lo sta facendo. Quindi, certo. Ne stavamo parlando proprio prima, no? Anche con Walter. Abbiamo una grande opportunità di non fare le solite cose che facevamo prima, ma incominciare a essere di esempio e non fare i soliti errori. Io non so quante persone oggi sono disposte a cambiare le loro abitudini, non vedono l'ora di ritornare a come prima, no? Vi ricordate? Ah, prima era... Io penso che se accadrà questo rischiamo un'altra volta grosso, quindi ben venga la possibilità come questa di creare lo spartiacque tra il passato e il futuro, perché il passato ci deve insegnare, il futuro è quello che noi, anzi il presente è quello che noi dobbiamo vivere. Esatto, poi anche questo progetto è nato sì in una situazione di emergenza, ma si può rimodulare adesso nella fase 2, non sarà più il problema di portare la spesa a casa delle persone, però i food tour, per esempio, cioè cercare di insegnare come fare la spesa, questa è una cosa che si può fare e si può rimodulare a seconda di quello che ci succede. Proprio l'adattarsi al cambiamento, stiamo cambiando, non possiamo pensare di ritornare come prima. Andare questa cosa deve averci insegnato qualcosa. E Marta, portare le persone al supermercato e insegnargli a leggere le etichette. Esatto. A scegliere. Che, esatto, avevamo già iniziato a fare, abbiamo fatto un po' di supermercati con proprio il food tour gratuito. Adesso leggi permettendo, perché ancora gli assembramenti non si possono fare, quindi magari fra qualche mese si potranno riprendere. Certo. Per ora li vedo ancora in stand-by, no? Deve andare ancora un componente della famiglia, poi le code che ci sono fuori sappiamo tutti, quindi... Certo. Allora chi vuole divulgare questa cosa come può fare? Sì, allora creeremo un sito www.ilbenesseracasatua.it. Per adesso che ancora non c'è il sito, rivolgetevi al mio sito www.martacianinutrizionista.it. Vi do tutte le opportunità per prendere il format e divulgarlo rilanciarlo nei vari altri territori d'Italia. Questo, Marta, si sposa benissimo col nostro messaggio che stiamo dando assieme, no, sull'epigenetica, il test epigenetico, la possibilità quindi poi di ognuno di fare questo test e capire anche l'impatto ambientale? Assolutamente sì, quindi il test epigenetico, cioè io penso che non ci sia niente di più epigenetico di quello che ci sta succedendo ultimamente, no? Quindi sicuramente quella è un'opportunità per trovare le strategie per superare la crisi e ottenere un
un miglioramento e un cambiamento di stile di vita. E torniamo a quello che diceva Walter, no? Se non cambiamo lo stile di vita è poi difficile crescere.